Hola, miei cari gringo, come potete vedere siamo qui su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist nella versione console. Allora, vorrei andarvi ad introdurre un pochettino l'argomento delle console. Come sapete, da poco è uscita, cioè da poco è stata annunciata, non uscita, la PS4 Pro ufficialmente Neo, come la volete chiamare, anche la Slim e anche sia l'Xbox Scorpion, vabbè. Ora, vorrei andare ad introdurre questo argomento. Perché, ragazzi? Perché credo che sia necessario. Intanto le console stanno prendendo una piega che va sempre ad avvicinarsi sempre di più al PC, perché intanto notiamo che hanno delle fasce diverse di console. Abbiamo la PS4, la standard, abbiamo la Slim, abbiamo la Pro, insomma, delle evoluzioni di console, tra virgolette. E si stanno sempre andando ad avvicinare sempre di più ai PC. E questo qui può essere sia un bene che un male. Può essere un bene perché dà più scelta all'utenza, ma è anche un male perché può aumentare delle differenze, come ad esempio in ambito di competitive. Se io acquistassi la PS4 Pro e giocassi a un titolo a 60 fps, per esempio, per fare un esempio, buttata lì, anche se da quanto abbiamo capito non sarà così perché supporterà solo il 4K, vabbè, ma tralasciando questo, mettiamo per esempio che la mia vada a 60 fps con la mia console il gioco, mentre il tuo vada a 30 fps. In quel caso tu sarai svantaggiato, se parliamo in ambito di competitive, che è molto importante, sarai parecchio svantaggiato. Quindi potrebbero sorgere dei problemi. Ora, detto questo, c'è anche da dire che aumentando la varietà aumentano i prezzi, aumentando insomma le spese. E tutto sommato ormai sto prendendo la considerazione che vale davvero la pena di andare su PC, vale davvero la pena di passare su PC. Almeno per la maggior parte delle persone, poi chiaramente c'è chi non gliene frega niente, la compra lì e basta, se esce qualche gioco lo compra, altrimenti niente. Ma videogiocatori, quelli veterani, tra virgolette, anche un po' accaniti, è un consiglio davvero, non dico spensierato, ma lo faccio veramente, lo penso davvero di consigliarvi di passare su PC, perché credo che sia la migliore soluzione attualmente, specialmente per i prezzi che ci sono dei titoli, dei videogiochi che stanno uscendo, perché su PC davvero si risparmia moltissimo rispetto a PS4 o Xbox One, qualunque sia il vostro tipo di console che abbiate. Comunque, intanto qui praticamente il mio avversario si è messo in una posizione difensiva. Questo è un errore che fanno sempre i novellini che non sanno giocare a Yu-Gi-Oh! Ragazzi, a Yu-Gi-Oh! Bisogna attaccare. Ho toccato il microfono, spero, oddio, non si sia sentito. A Yu-Gi-Oh! Bisogna attaccare, non bisogna difendersi. Vedete, questo ragazzo qui ragazzo, si continua a difendere. Continua a posizionare carte difensive che mi impediscono sia a me praticamente che anche a lui l'attacco. E non va bene così, non va bene. Yu-Gi-Oh! Bisogna attaccare, non bisogna difendersi. Si difendono i novellini che pensano: ah, adesso non mi può attaccare. Come la storia. Come si chiamava quel gioco che adesso non mi viene in mente? Vabbè, c'era un titolo che praticamente. Facciamo un esempio. Avete presente StarCraft? Ecco, perfetto. A StarCraft, se te ti difendi sempre, prima o poi perderai, ma inevitabilmente perderai se ti difendi e basta. Mentre invece devi attaccare, ti devi difendere, sì, ma devi attaccare. Il punto principale per vincere è l'attacco, non è la difesa, anche a calcio, cioè è l'acqua calda ciò che sto dicendo, ma per molti non lo capiscono che Yu-Gi-Oh stesso bisogna attaccare, è inutile che ti difendi e poi prima o poi inevitabilmente perderai. Anche questo ragazzo che si mette un deck da, mi sembra, da 60 carte, abbiamo iniziato con un deck da 60 carte. Il deck non va bene con 60 carte, massimo 45, 46, ma non di più, cioè casi rari sono i mazzi che superano le 45, 46 carte. Io ad esempio qui ne ho un deck da 40. Come ci ho detto, raramente deve superare, a meno che dei casi speciali, che ne so, il mazzo Born, come si chiama, quello lì che praticamente va a togliere life points, casi rari così, ma bisogna saperli usare. Non sono deck da tutti, sono deck da diciamo da semi professionisti di Yu-Gi-Oh! Comunque, tornando al discorso delle console, dei PC,
Davvero, ho visto che ci sono degli sconti, dei saldi sui videogiochi incredibili, anche sui DLC si spende davvero poco, si risparmiano davvero dei bei soldini su PC, specialmente ultimamente che i prezzi su console si sono alzati. Certo, ho visto che stanno mettendo anche dei bundle, dei pacchetti di sconto anche su PS4, non so adesso su console, probabilmente se c'è qualcuno di voi che possiede un Xbox One, magari me lo fa sapere sotto nei commenti se ci sono anche lì degli sconti, dei saldi. Ora, fra l'altro, Blizzard ha aggiunto la possibilità, lo so che non c'entra niente, ma volevo dirlo così per aggiornarvi. Blizzard ha dato la possibilità di fare gli streaming. Da Battle.net stesso, cioè non necessita di un open broadcast per dire per registrare, ma basta andate su Battle.net stesso e potrete registrare chiaramente i vostri gameplay in modo semplicissimo. La telecamera è molto semplice, molto fluido, non è complicato. Quindi, davvero consigliato per chi volesse approcciarsi in quest'ambito degli streaming online. Comunque. Tentando di chiudere questo argomento delle nuove console, le nuove console tutto sommato possono essere sia un bene che un male, ripeto. Vedremo se questa cosa dei 60 fps sarà vera, cioè nel senso che se ci sarà il supporto per le nuove console PS4 Pro del 60 fps mentre le vecchie rimarranno a 30, e allora sarà un grande problema. Sarà un grande problema. Mentre se sarà solo per il 4K, da quello che hanno detto, credo che sarà solo per il 4K, allora andrà più che bene. Non ci sarà quasi niente di che lamentarsi. Se hai dei soldi in più, la compri. Chiaramente, bisogna avere il televisore 4K. Perché, ragazzi, se voi andate su YouTube e vedete un video che è in 4K, quant'è? 1440p, non mi ricordo adesso. E voi avete un televisore che massimo arriva al Full HD, non potrete vedere quella risoluzione, capite? Vabbè, guardate qui che tattica che ho utilizzato, perché adesso chiaramente andando al cimitero gli tolgo 500 punti con pendente nero. Noi ci becchiamo alla prossima, fate i buoni, che fa rima con bone, anche se non fa rima.